Buongiorno, 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 esclusivamente, incredibilmente, anche di domenica mattina. Buongiorno, grazie Guglielmo. Sono un po' più di così, purtroppo, ma dieci più, ci vedo bene lo stesso. Buona domenica, buona mattina, altrettanto, grazie mille Guglielmo. Sì, grazie anche ricordo a Morinix per i suoi 56 mesi. Buongiorno. Alle 9 spaccate, sì, come sempre. Adesso non so se tutte le domeniche inizieremo alle 9, magari lo renderemo un po' più labile come il sabato mattina, perché devo dire, non mi dispiace, la live mattina, poi dopo mi riposo durante la giornata, anche nel weekend, direi che ci può stare. Grazie a Lord Jack, buongiorno e buona domenica, potrebbe farmi una benedizione per l'inizio dell'ultimo anno di università. Noi le facciamo gli auguri per il trasloco, tantissimi auguri a lei e accetto i suoi, grazie mille. Forse un po' troppa luce. Meglio? Meglio? Sono un po' cotto perché ieri sera siamo andati al cinema e il film è partito alle 9:20. Abbiamo visto Shang-Chi. Allora, non è un brutto film, però diciamo che quando si sono messi a fare i grandi dialogoni, l'abbiocco c'era. L'abbiocco c'era. Carino, carino, molto belle le scene d'azione. Altre cose potevano essere un po' snellite per quanto mi riguarda. Però è un film delle origini, come al solito, quindi difficile un film delle origini proprio bello, bello. Ma bello, bello che dici... E quindi è così. Buongiorno, buongiorno. Diciamo che non valeva la pena andare a letto tardi per vederlo. Carino. Vediamo adesso come evolve tutta la scena Marvel. Non so adesso come... Cioè, quali altri film escono? Perché esce Spider-Man a fine anno? O no? C'è la data Spider-Man? Sì, Natale, no? Dicembre, ok, perfetto. Grazie a Fixil per i 51 mesi. Gli Eterni? Sì, però gli Eterni devo dire che mi frega veramente poco, anche perché hanno usato uno dei modi più stronzi per introdurli. Noi abbiamo visto tutto, ma abbiamo deciso di non far niente. Però adesso, adesso sì, Va bene, insomma. No, Venom lasciamo perdere. Io spero bene per Spider-Man, sono molto incuriosito. Sì, Spider-Man è entrato nel Guinness dei primati per il trailer più visto di sempre. Grazie a Brenzi per i 34 mesi. Però devo dire che io ieri sera al cinema ho scoperto una cosa. I ragazzini, ma ragazzini, infatti c'erano dei ragazzini delle medie a vedere il film, perché è una cosa molto positiva il fatto che la Marvel abbia acchiappato un sacco di ragazzini, però ci sono delle cose completamente sbagliate per quanto mi riguarda. Infatti mai come ieri mi sono reso conto di quanto sia diverso il mio umorismo da quello dei ragazzini, ma anche degli ultra quarantenni, si può dire. Sono in questo limbo. Sono troppo vecchio e troppo giovane. Ieri sera hanno fatto delle battute agghiaccianti. La sala rideva ridevano. Io mi volevo ammazzare. L'unica cosa che mi ha fatto veramente ridere è il finale, che mi ha fatto morire, anche se ovviamente telefonatissimo, mi ha fatto morire da ridere. Una scena del finale, non il finale, perché non è che finisce tutto.
Una scena del finale mi ha fatto morire da ridere, per il resto devo dire che è stato agghiacciante, anche perché non voglio fare spoiler, ma c'è stato un riferimento che sinceramente da lì in poi i miei coglioni hanno preso e sono volati via come due bellissimi elicotteri, ok? Agghiacciante. E la gente rideva. E appunto, se tu guardi adesso su Twitter, Tom Holland e Zendaya sono super lover, no? Sono shippati, ecco, come si usa dai giovani. E quindi è per quello che tutti i giovanissimi non vedono l'ora di vedere questi film. Io spero che non puntino su quel tipo di pubblico, perché poi vengono fuori altri Iron Man 3. Ci siamo capiti. Rinnovate per Live Train. Regalate sub, subatevi per la prima volta che c'è lo sconto del September. Sì, l'umorismo, quello forzato, no? Che c'era in Iron Man 3, poi quegli altri film c'avevano... Allora, non è così Shang-Chi, per carità. Non è un film comico uscito male, assolutamente. Ha delle uscite su quella falsa riga lì. Dici... Perché è serio, ma vuole fare lo scanzonato in alcuni punti per alleggerire. Dici, sì, va bene. Ma la gente che si scompisciava. Ragnarok, ecco Ragnarok. Sì. Iron Man 3 e Ragnarok, sì. Sì, Iron Man 3 è tutto forzato, naturalmente, assolutamente. Secondo me anche qui un paio di forzature ci sono, però ovviamente non vi faccio spoiler. Basta che non dicano porca puttana nelle battute, sennò lo censurano. Sì, c'è Lino Banfi. Nel combattimento finale arriva lui e dice: porca puttana, Shang-Chi, tiragli i pugni. E poi si gira, fa col prezzemolo in finocchio. Ah, porca miseria. E lui, Thanos. Dai, avviamo. Ma quanti aggiornamenti mi sta facendo? Obsidio, gioco di merda. Frostpunk, eccolo qua. Tra l'altro, lo dico a mia signora, ma me l'ha detto... Cioè, mi sono dimenticato... Oddio, adesso Frostpunk me l'ha avviato in 2K. Me l'ha detto Morelli. Crusaders King, se voi vi registrate al loro sito, anche nella sua versione... Porca puttana, mi ha spaccato tutta la risoluzione adesso. Anche la sua versione... porca troia... Niente, me lo deve aprire in 8K adesso. Anche la sua versione del Game Pass può avere l'italiano. Diffidate da chi dice il contrario, l'italiano si può avere. Io adesso come cazzo faccio ad acchiappare sta cosa? Allora, si vede qua? Se io faccio così. Ok, me l'ha preso. Schermo intero no. Ecco qui. Perfetto. Ok, adesso mi ha rimpicciolito tutto. Che palle. Vi registrate sul sito di non mi ricordo che, e dal suo launcher potete scaricare il no, non si vede. Potete scaricare la patch italiana. Paradox, grazie Davide. Dov'è che ci si deve registrare? Scarichi il gioco, avvii il gioco, c'è il launcher e ti registri. L'audio vediamo. Allora, andiamo sul terzo scenario, i rifugiati. La sicurezza derivante dal generatore era riservata solo ai ricchi. Noi l'abbiamo rivendicato per fondare una città dove tutti sono uguali, ma possiamo permettere di entrare a chiunque si presenti alla ricerca di riparo? Adesso vediamo.
Crusader King, una volta avviato, se vi registrate nel suo launcher che si avvia, vi registrate sul sito Paradox e potete scaricare la patch fanmade italiana. Ok? Anche non da Steam. Io l'ho pensato, io ho buttato via 50 euro perché l'ho preso da Steam. E l'ho... mi avevano detto che c'era solo sul workshop. Non è vero che è solo sul workshop. Non è vero. Anche dal launcher, quindi anche nella versione Game Pass lo potete fare. Provatelo perché è gratuito. Ok? Eravamo condannati a morire con il resto della gente comune quando Londra è stata distrutta, ma abbiamo agito. Abbiamo requisito navi che avrebbero dovuto trasportare i ricchi verso la salvezza e siamo salpati verso nord, dove abbiamo trovato un generatore e ce ne siamo appropriati. Ah, beh, ora dobbiamo radunare le nostre persone in questa nuova città prima che i Lord tornino per privarci nuovamente della nostra libertà. Ho come l'impressione che qui non ci saranno specialisti. Tutto il contrario dello scenario di prima. Tosta qua. Per il mio modo di giocare. Perfetto. Sono subito a Game Pass e provo. Bravo, bravo. Dopo che le navi avevano saltato. Ancora, quante volte devo ripetere la stessa cosa? Sono con questo sentiero e dispongo di meno di 2 settimane di provviste. Ed è un peggiore giorno in giorno. Va bene. Allora, generatore spento, cibo non ce n'è. Qui sono risorse, casse di legno, buona. Allora, facciamo... Ah, no, niente. Allora, raccattate, per favore. Quante persone ho? 43. Raccattatemi tutto il possibile. Ah no, ce ne ho degli specialisti. 8. Babom. Cosa c'è qui? Veicolo di trasporto dei nuclei di vapore distrutto. Che cosa sei tu? Siamo lavoratori, non ora. Figa, subito. Come siamo ad audio? Carbone, effettivamente forse è meglio togliere gente da qua, metterla di qua. Togliere gente da qua e metterla all'acciaio. Perché ci serve un po' di tutto adesso. Audio ok, grazie Gabriele. Quando sento il tuo profumo, Margherita. No, punto di raccolta. 15 legna, 5 acciaio. Che combinate di bello? Però mi serve più acciaio, mi ha detto. Più acciaio. Perché facciamo così e così. Audio ok, grazie belli. Questo gioco è una libreria di Epic. Sì, lo hanno regalato e io da coglione non l'ho riscattato. Si può giocare in maniera distratta mentre si guarda qualcosa? Bisogna stare attenti? No, bisogna stare assolutamente attenti. È molto adrenalinico e ti mette molto sotto pressione. E io sono qui, Ricky, mezzo rincoglionito, mezzo addormentato, perché ieri sera abbiamo mangiato al KFC ed è stato un errore gravissimo che ho commesso appunto nella mia triste e drammatica esistenza. Poiché, guarda qua, qua è perfetto questo. Che raccoglie il carbone. Questo, che cazzo è questo? Ma cosa mi dà? Estraggono nuclei di vapore, ma è incredibile questa cosa. Aspetta, che tolgo la gente da qua. E sono andato al KFC. A quanto pare il KFC chiudeva prima. Noi siamo arrivati lì, avevamo il film alle 9.20, no? Cioè alle 9, che iniziava però alle 9.20. E il KFC a quanto pare chiudeva alle 8. Io mi sono presentato lì alle 8:15, quindi non avevano più lo zinger e ho dovuto prendere quello che c'era. Qui una vaschetta di pollo, ma non era cotto benissimo il pollo, era anche un po' rosa col sangue dentro, fritto un po' alla bene e meglio. Le patatine erano di mercoledì scorso e ho mangiato quella roba lì e subito dopo sono andato al cinema. Mi sono sdraiato, insomma.
KFC che chiude a cena, sì, perché è all'interno di un centro commerciale. Però è strano che chiuda alle 8, no? Non è strano che la zona ristorazione... Era tutto chiuso, tra l'altro, tutto chiuso. No, si pronuncia Aiko. Tutti sanno che fa il procuro, infatti non ho mangiato tutto quanto. Il centro quello più rosa, no, l'ho lasciato lì. Foschi, buongiorno gattone, domenicale, siamo 23, come passa il tempo, le si vuole sempre bene, grazie mille. Non è che avete ancora regolamenti Covid che non sai, ma non lo so. Le 8 è presto. Infatti è anche stizzita la signorina. Capisco perché c'era una coda infinita, hanno spento pure i tablet, che per me è stata la scelta più stupida. Da KFC c'è il tablet dove tu ordini. Tu ordini, poi il tuo scontrino, vai e aspetti che ti diano da mangiare. Li hanno spenti e c'era una coda infinita. E poi gli dico, mi dai quello? No, questo l'abbiamo finito. Allora, posso avere quello? No, questo l'abbiamo finito. Però, scusami, se tu dallo schermone mi mettevi fuori scritto questo finito, si risparmiava tempo, sia io che voi. Fornirò dei ripari. Grazie Alex per i 48 mesi. Cioè, capite dov'è la stupidaggine della cosa? Boh, vabbè. Allora, legno. Questo qui è legno? No. No, no. Qui raccolgono del legno? Sì. Ci manca dell'acciaio, allora. Ecco qui. 20 gradi, meno 20. Ma sì, dai, accendiamolo almeno la sera. Ho già un malato. Adesso ce ne occuperemo. Come vedete, è la terza mappa. Preferisco i termosifoni come riscaldamento, però adesso vediamo cosa riusciamo a combinare con quello che abbiamo. Grave penuria. Meno malati, non disponiamo materiale a sufficienza per costruire accampamento medico. Adesso ci penso io. Adesso appena si mettono al lavoro, lavoriamo, dai. Un'altra tenda ci sta. Ce ne mancano 4 di tende. No, oltre a questa, 3. 3 tende. Il film non è stato brutto, anzi, non mi è dispiaciuto, però è stato un po' soporifero a tratti. 25 legna, cazzo. L'accampamento medico. Non so mica, e non stiamo raccattando carbone. Vabbè, ci penseremo tra un attimo. Era Shang-Chi. Quale che si era? Era dentro c'è... Oh no, c'è arrivata altra gente. Guarda chi c'è! Cazzo. Per tutti i diavoli. Era il KFC a Marcon. Bene, vuol dire che abbiamo delle braccia in più. Mi fa piacere, però cazzo. I primi rifugiati. Bona, Tosi, siamo nella merda, che dobbiamo fare? Arriva sta gente, e che dobbiamo fare? Così è. E allora metto qualcuno qua a raccattare legna, per forza. Promessa di riparo mantenuta. Grazie, carissimo. Però non stiamo andando benissimo, in realtà. Cos'è questo? Legna. Metti un po' di gente a raccattare legna. Grazie. Dentro Valley Center, sì.
Anche stomaci in più, sì, ma infatti non abbiamo neanche cibo. Adesso mi regolo in un qualche modo. Abbiamo fin troppo acciaio. Ma stiamo estraendo i nuclei di carbone o devo mettere qualcuno fisicamente dentro il nucleo di carbone? Al nucleo, vabbè, sta roba qua. Ah, bisogna mettere proprio fisicamente uno lì dentro. Ho capito. Bene, Cla. Ok. Allora, vediamo di finire queste benedette case. Me ne manca una. Abbiamo un sacco di acciaio qua. Acciaio. Allora, fermi tutti un attimo qua, per favore. Mettetevi a raccattarmi legno, voilà. Quantomeno per dare casa a tutti, poi vediamo. Non siamo messi per nulla bene. Ok. 1, 2, 3, 4, perfetto. Le case ci sono. Servirebbe un punto di raccolta adesso per tirar su 15 di legno e 5 acciaio. 15 di legno in mezz'ora? La vedo dura. Vedo molto dura. No, non la facciamo infatti. E adesso arriva il freschetto. Beh, merda. La gente ha fame. Ripariamo domani mattina, belli, eh? Che dite? Che c'hai? Serve una radiovedetta, sì, con calma. Con calma la radiovedetta. Come ho detto, sto giocando la terza mappa. Ricordo automaticamente i nuclei, ma ci vuole tempo. Ok, quindi anche da qui dentro. Interessante, grazie. Qui adesso tolgo la gente, perché tanto a questo punto li rimetto qua. No, che ho fatto? Qui. Ok. Almeno tutti hanno una casa. E adesso ci occupiamo anche di quello che viene dopo. Non siamo partiti per niente bene. Grave penuria. Adesso ci lavoriamo, ragazzi. Un attimo, fatemi sto favore. Un attimo, per piacere. C'è il freddo. Boom. Carina. Accampamento medico. Ma lo metto qua, che così già il calduccio lui. Bene. Ma non mi serve solo quello. Mi serve anche un raccatta risorse. Arlo lì, bello come il sole. Perfetto. Un po' più in qua, cazzo, un po' più qua. Buona, mettilo lì. I rifugiati si chiama. Ok, me ne sono dimenticato. Servirebbe anche cibo qua. Una bella cucina. Non so, dei letti. La gente muore di fame. Una volta mi pare di ricordare, insomma, mangiare tutti di cibo crudo, addirittura. No, adesso vediamo di fornirgli il cibo. Il problema è riuscire a farglielo avere proprio questo cibo. Eccolo qua. Lo metto. Dove cazzo lo metto? Lo metto qui. Abbiamo terminato la legna. Dove? Ah, in genere io fermi. Ok, va bene, non è un problema. Bene, bene, bene. Non tanto, ma ok. Stiamo raccattando fin troppo acciaio. Assa perdere l'acciaio. E fa freschetto per raccogliere a mano questa legna qua. Questa, sì, vabbè. Oh, l'accampamento medico, aspetta. Allora, togli braccia l'agricoltura. Mettile qui. Boom. Devo costruire un raccattatore di cazzi qua. Eccolo qua. Ah,
È bello che viene qui. No, troppo poco legno. Dai, ok, 3 di legno mi basta. Non è vero che mi basta quello. Dammi un po' di più. 4, bene, così, perfetto. No, no, non voglio che lo mangino crudo, che poi dopo diventa problematica la situa. Abbiamo uno senza cura. Porca putenes. No, bene sta roba qua. No, bene. 25 legna. Siamo proprio senza legno. Adesso spero che si sbrighino. Anche se non la vedo proprio benissimo. Perché adesso chiudono. Ecco, chi sei qua adesso? Un altro gruppo in arrivo. Puttana loro. Riusciamo a fargli casa, fortunatamente. Però non è male il fatto che arrivino persone a lavorare. Adesso è un po' un casino questa lì. Ah no, aspetta, guarda, tolgo la gente da qui. La metto qui. Buono. Ok. Mi serve un altro accampamento medico. Ora ci lavoriamo. Dai, stanno cucinando qui. Dai, dai, dai. 3 di 5, non tantissimi. Ok. 31 di legna, buono, salute, accampamento medico, eccolo lì. Ah ma cazzo, ma io c'ho gente che raccatta legna anche da lì, non va bene sta cosa, no? Ok, andate a far da mangiare. Ecco dov'era l'errore. Infatti non capivo della gente che sta facendo cose che non deve fare. Perfetto. Risolto. Adesso la facciamo la capanna dei cacciatori. Ma ce l'abbiamo del cibo, eh? Semplicemente non era. Allora, il cacciatore lo metto qua. E non c'ho il legno adesso. Boh. 100 occhi devi avere. Eh sì. Però da grandissime soddisfazioni. Come si sono messi col consumo? Alla grande, perfetto. Prima avevo proprio sbagliato. Infatti ho detto, cazzo, ma come mai abbiamo così tanto legno che non ne abbiamo mai? Perché avevo messo troppa gente a fare quello che non doveva fare. Adesso la gente dovrebbe iniziare a nutrirsi un attimino, con molta calma, a quanto pare. Non c'è cibo per tutti, naturalmente. A una fine sì, tutte queste mappe hanno un loro finale. Perfetto, ecco qua, abbiamo anche qui delle persone oneste, lavoratrici, che stanno curando dei pazienti. Oneste, non lo so, non li conosco personalmente. E tiriamo su anche sta benedetta officina, che ovviamente qui non ci sta. Quella mamma che c'ha, che è una gran simpatica, eh. Toh, mettiamola qui. Come va questa domenica mattina? Mi siete belli svegli, belli arzilli? Preferite questo orario piuttosto che quello pomeridiano? Io sì, perché poi dopo ho la giornata libera. Buongiorno, buongiorno. Che succede? Ah, hanno finito il cibo qua. Finito il cibo. Shit. Lo fresco pomeriggio, ma non importa cosa preferiamo noi. Oh.
Io col mattino devo dirvi, alla fine mi piace fare live il mattino, anche se purtroppo oggi mi sono svegliato, veramente ero un cadavere, perché tra una roba e l'altra siamo tornati a casa a mezzanotte, ho fatto fare un bel girettino a Sifettone perché purtroppo è stato solo molto ieri sera, ha fatto la cacca e dopo sono andato a letto, mi sono messo a leggere, ho preso sonno per l'una, stamattina alle 8 mi sono alzato, ho riportato fuori Sifettone così. Lui tutto contento che tirava e io afflosciato. A cazzo, ma noi abbiamo degli ingegneri qui che fanno quello che non dovrebbero fare. Vabbè, allora facciamo così. Hanno raccato un po' di persone in più. Ok, stiamo nutrendo un po' di persone, non male. Ecco qua. Nuova ricerca. Fammi la radiovedetta, anche se avremo altre cose più importanti prima. Arriva altra gente e vai! Bambini scomparsi. Svariate famiglie sono giunte in città. Porteranno alcuni bambini persi nelle... Ok. Allora. Sì. Facciamo una cosa intelligente. Prendiamo i bambini e li mettiamo nei collegi. Poi gli costruiamo il collegio. A sti ragazzi. Vedo quanta gente poi mi rimane senza tetto. Dopo aver fatto sto benedetto collegio. Ok, bene. No, niente, le case vanno fatte lo stesso. Non ne abbiamo abbastanza cose per fare le case. Che vi devo dire, ragazzi? Siamo nella scittissima. Una casa lì e poi dopo quel che sarà, sarà. Che vi devo dire? Sono arrivati... No, aspetta. No, ok. Facciamo così. Facciamo così. Cazzo, abbiamo finito pure gli avamposti medici. Ah, qui volendo un'altra tendina ci poteva stare. Che figura di merda. Aspetta, annulla questa. Fammela qua. Fammela qua, bene. Ecco. Adesso, se possibile, farei un altro campamento medico. Però tanto questi qui sono caldi anche senza metterli proprio qua. Lo metto magari qui in zona e si riesce a fare qualcosa di meglio. Qui stanno lavorando bene. Il cibo, lo so, che devo farvi? Vabbè, che tanto è solo uno che già fame, adesso mangerò. Sono gli 8 senza un tetto, il problema. Giovedì live per la conferenza Sony? Assolutamente sì. Però vabbè, cioè, sarà la live classica, la allunghiamo. Non avevo visto che c'era spazio qua. Adesso ce ne occupiamo. Tranqui, funky. Salute, 25 legna mi serve. Perché prima devo costruire un altro e poi smantellarne uno, insomma, è tutto un magna magna. Anche se dovrei farne due e basta. Che sono più importanti le case. Come si è messi qua? Tra circa 5 ore qua. 10 ore. Faccio smaltella, dai. Via. Via tutto. Abbiamo un sacco di gente per strada malata, tutta morta. Mi spiace. Adesso ce ne occupiamo. Questi signori malati. Ho finito il legno, niente. Il cibo come si raccoglie? Con l'accampamento, eccolo qua. No, scusami, ritrovo degli accacciatori. Loro prendono, fanno, sono bravi. Sanno il fatto loro. Abbiamo un piccolo boost. Chi è? Un altro ringraziamento, ci mancherebbe, signora. Boom, ecco qua, ci sono i dottori. Hanno studiato, bravissimi che hanno studiato. Adesso però fatemi sta cortesia.
Attrezzi da caccia. No. In realtà, come risorse, per ora non li. Oh, qua è quasi finito. Parlo più. Come non avessimo detto nulla. Ah, cazzo, ma qui non c'è abbastanza gente che ci lavora. Vabbè, ma tanto cosa metto? Altri stronzi? La radiovedetta. Mara, TVB, anche a te, grazie mille. Rinnovate, 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 ragazzi. Stiamo finendo lo spazio per il carbone. I bambini saranno medici. Ale. Hear me. Buono. E questo dovrebbe darci una bella manina. Allora, persone, tenda, Ale. No. Tech, radiovedetta. E mettiamo qua. Ah, sì, mi ricordo. Grazie a San Benedetto, quello da Norcia, per i 4 mesi. Grazie mille. Wolfina per i 2 mesi. Ciao gattone, sono 2 mesi, anche se non riesco sempre a vederti, cerco di recuperare quel video su YouTube. Grazie mille. I cacciatori recuperano le risorse di notte, G. È normale che tu non li abbia visti raccattare nulla. Lo faranno ora. Sì, il problema però rimane, che non abbiamo... Ok, tra 19 ore arriva... Ah, mi dice anche semplicemente la gente che sta per arrivare, la radiovedetta. Figa sta roba. Ok. Va bene. Chi arriva qua? 15 uomini, quindi ne abbiamo 30 in totale. E devo fare... Devo fare tre case, manca e robe per farli dormire. Babom. Adesso ci lavoriamo. Go Wesker, 21 mesi, grazie mille. Confermo, girai domenica. Cosa ho detto? Dove... Cosa ho sbagliato? Domenica, sì. Quindi? Ci porti avanti a farci i radiatori. Adesso vediamo. Prima il cibo. Prima il cibo, perché adesso arriva un botto di gente e moriamo di fame, se no. Serve roba da mangiare. E quello, poi altre casupole, la gente dovrà farsi, insomma, di necessità virtù, che dobbiamo fare. Questo e questo. Mettiamo così, 20, e me ne manca ancora una. Bambini fuori dai collegi, 10. Ah! Quindi mi serve anche un altro collegio. 20 legna, 5 acciaio. Ah, sì, mi ricordo. Birkala, grande gatto, ti seguo sempre, grazie mille. Boom. Andiamo un piccolo boost. Stiamo anche finendo lo spazio per il carbone. Non è proprio benissimo. Risorse. Solo che magazzino 40 legna. Dove me lo metto? Boom. Radiatori. Via. Anche se dovrei iniziare a studiare le segherie. Tra 4 ore arrivano sti stronzi. Vabbè. Prendiamo questi qui. Le persone dottorate sono a posto, bene. Birka, ti seguo se... Ma non ho già letto? Sono pazzo? Sì, sono pazzo. Le tezze da caccia migliorano del 50%. Perché non mi ricordo mica di quanto miglioravano le attrezzi da caccia. Miglioravano però. Dov'è? Non me lo dice.
miglioravano di un po'. Ferus, 16 come qualcosa. Signor Gatto, saluti da Malaga, dove mi sta tenendo compagnia in Erasmus. Buona domenica a lei, signor Cifettone. Grazie mille, Ferus. Buon gelato, buon gelato. Dove allora, sei? Adesso arrivano questi bastardi in due ore. Noi siamo pronti con le case? Me ne mancherebbe ancora una, vero? Me ne mancherebbe ancora una. Mettere... Oh, guarda qua! No, forse è meglio... Sì, perché qui non me la fa... Ah, perché c'è il coso lì. Ma qui, guarda qui, secondo me... Viene proprio un bijou. Le. Sono arrivati? Sono arrivati. Fermo! Un altro gruppo è arrivato, va bene. Però noi la casa gliel'abbiamo fatta. E che non rompano le palle, no? A posto. Belli, tranquilli. Raccattatemi il legno. Bravi. E mi avanza pure della gente. Pensa a te di quelle volte. Perfetto. E allora chi mi avanza? Io farei un altro collegio, come stavamo dicendo prima. Eccolo lì. Poi mi inculo. Niente, non faccio più nulla. Che vogliono? Sfama più con meno. Dai, non ancora. Oddio, stanno morendo di fame tutti. Fa ancora più freddo. Orco can. Siamo nella merda. Oh oh. Leila. Grazie a Dartic. Mi ero dimenticato di rinnovare durante le ferie. Ma si figuri, grazie mille. Grazie anche a Daedalus. Buona domenica. Non funziona con i condizionatori, quindi uso questa live per farmi un po' di fresco. Beh, come vedi, ce n'è. Ce n'è. Se ce n'è. Ce n'è. Sì, mi serve un altro ritrovo dei cacciatori. 20 legna. Boom. Allora, in pissa e in pissa. Buona. Poi, è a sto punto la... no, la caldaia a vapore. Studiami la caldaia, anche se tra poco il legno finisce. 14 da sfamare. Ragazzi, adesso ce ne occupiamo. Quanto mi serve? 20 di legna. Tra 20 di legna mettiamo altra gente a raccattare cibo. Bravissimi così. Ritrovo i cacciatori. Erano lì, belli come il sole. A posto. Gian, signor Gatto, sono 18. Questa sera si festeggerà con un cicchetto. Ah, che golosità. Io forse dovrei anche creare... questa cosa qua. 40 di legna mi serve. Vabbè, adesso proviamo a farla sta roba. Ok, mettiamo 5 qui. Nessuna risorsa. E vai, stiamo iniziando a finire le risorse. E anche come anche qui. Ma no, non è vero, che dice? Ah no, qui invece siamo arrivati al massimo del carbone. Questo qui non è... Ok. Adesso che pensiamo al carbone? Un attimo. Raccolta più rapida. Fammi la segheria, please. Perfetto. Che vogliono? Sfamiamoli. Quanti ne devo sfamare? 3 giorni per sfamare tutti. Non ci sono problemi. Ce la dovremmo fare. Ecco qua. Della bella gente. Andate a fare questo. Fatemi sto favore. Arrivederci. Ho intenzione di prendere questo gioco. Me l'hanno sempre descritto come un gioco molto difficile. È molto impegnativo. Difficile... No, cioè difficile è un'altra cosa. È difficile quando proprio diventa pesante. Non è difficile, è impegnativo. Richiede il fatto che tu stia molto attento a fare determinate azioni. No, gli faccio il cimitero che sono contenti. Fa sempre piacere avere un cimitero in città.
Cos'è questo? Ah, quello dei... Sono almeno un lavoratori. Quindi qui non c'è nessuno che raccatta. Punto di raccolta. Ma secondo me non è vero che c'è... Ma lo stanno raccattando o no? Perché mi sa di no. Adesso sì, mi sa che loro la raccattano. Però è gelato lì. Cioè, se io metto le persone qua al punto di raccolta, li raccolgono questi, perché non ne hanno raccolto neanche uno, ne ho uno solo. E però non è riscaldabile questo. Mi sa che sto punto di raccolta ce lo possiamo anche risparmiare. Ci vuole tanto tempo? Sì, effettivamente qua non mi ha dato il simbolo del guarda che sei nella merda. Molto fredda. Vabbè, tanto è notte, è normale che adesso sia molto fredda. Vabbè, vediamo. Cimitero creato. E vai. Vamos alla playa. Oh oh oh. Arriva altra gente. 20 e 20. Merda. Finito tutto me. Statevi, sorridete, il sole è già sorto. Bella raga. Ok. Tosta da mangiare a tutti adesso, eh. Si fa, si fa. Erza! Ok, fermi tutti. Erza, 29 mesi, siamo quasi a 30. Una benedizione per l'esame di inglese. Tantissimi auguri. Perché tu abbia trovato altra gente. Tavolo buono che conosco il proprietario. Dai, tornei in Rio, va. Quanta gente abbiamo? Cioè, porco cane. Quanta casa abbiamo? Letti liberi 2. Merda! Non stiamo producendo legno o sbaglio? Noi non stiamo producendo legno in questo momento. Ah. Lo ricostruiremo. Here comes the sun, tu-ru-du-ru. Non produciamo legno, merda. Noghemo. Più legna. Quanto ci vuole qua? Meno di un'ora, bene. Ok, la segheria è stata studiata. Dai, che dobbiamo fare? Dove la metto? Di qua forse è più comoda. Produzione non valida, perché? Qui. Se abbiamo una decina di legno per collegare qua, no, perché qui no? Non gli piace lì. Ok, si fa. Dai. Mi doti da ingegnere modestamente. C'ho della gente che muore da freddo. Eh no, qua mi dice adesso che è finito. Ah, perché ha raccolto un nucleo. Via, eliminiamo questo. Che ci vuole? Foro dai maroni. Questi non stanno ingegnerizzando niente. E che si impegnino. Oh, eh? Dove vuoi che vadano sti poveri stronzi? 50 legna gli serve. La fonderia, il frantumo a carbone. Serve legno per fare tutto. Non facciamo niente. Non si fa niente senza legno. Scusami. Ah, questo qui ha finito il deposito, purtroppo. E siamo in consumo assoluto. Bom. Per i vasente nuova.
Abbiamo 17 senza tetto? Bravi, bravi. Bravi. Non per loro. Bambini dispersi e ritrovati. Sì. Quanti bambini ci sono? In attesa di che? Oh, cazzo. Accampamento abbandonato. Gatto delle nevi rotto. Mandatemi al gatto delle nevi rotto. E la gente ha fame. Capisco, capisco, sì. Capisco, sì, che c'hanno fame. Sai che non riesco a dare da mangiare a tutti, eh? Quanto ho ancora? Un giorno per dare da mangiare a tutti. Eh sì, muoiono di fame adesso, esagerati. Allora, sapete cosa? Toh, minestra per tutti. Rompi palle. Oh, capisco il malcontento, però almeno mangiate tutti. Sta a rompere le balle adesso. Abbiamo 8 persone che muoiono fuori. Dai. Non rompetemi le balle. Ah, senti che calduccio che c'è adesso. Posso spegnere questo, quindi. Risparmiamo un po' di carbon. Se la smettono pure la mia... voglio proprio vedere, scusami. È meraviglioso graficamente. Ma è meraviglioso come gioco, eh. Io veramente l'ho snobbato perché ho detto no, non è il mio stile, non è il mio genere. Ragazzi, fidatevi, è bellissimo. Datemi una possibilità. È nel Game Pass. È nel Game Pass, è lì. È lì che vi attende. È lì che non vede l'ora di essere autorizzato a giocare. Ma che cazzo dico? Vabbè, è lì. Fidatevi perché veramente merita. Cibo, non posso fare un cazzo. Ho tanto una casa che mi serve per forza di cose. La metto qua. E una c'è, che così la gente ha tutto un tetto sopra la testa. Questi hanno finito le risorse di carbone. Bella merda. Abbiamo finito il carbone. No, bene. Frantuma carbone. No, è meglio se riusciamo ad andare qua. Mi sono 50 di carbone. Dai, tiriamo un po' la cinghia. A posto, eccoli qui. Andiamo qui. Mi serve l'estrazione minerosa. In attesa. Acciaio. Vabbè, me ne frega poco, ma è dell'acciaio, sinceramente. Top. Questa è casa mia, entra. Andre, grazie mille per la sub. Foto Game Pass per giocare a Psychonauts 2. C'è anche questo. Merita. Si fidi, si fidi. Mi sa che devo fare altre tende qui. Questa impressione qua. Scaderemo qualche casa, però non rompete i coglioni, eh. No, mi pissa questo. A posto? A posto. Per quanto? Per un giorno. Ho paura di questo, ma va bene. È arrivata altra gente. Ci serve un'altra legnaia. Ma perché hanno così fame? Perché non abbiamo abbastanza gente che fa cibo, per forza. Non mi sono mai trovato così senza legno, sapete? Mai. E neanche con così tanti malati. Siamo proprio nella merda, ma quella che puzza, eh. Proprio che dici babbabia. Fammi un'altra segheria. È il cibo, eh. Lo so il cibo, ragazzi. Mi sto adeguando. Però il cibo, la casa, la gente che sta male. Cioè, ci servono altri 5 accampamenti medici qua. Io non so come facciamo.
Cioè, proprio nella merda, ma merda, merda, merda. Cioè, il cibo è un problema, ma quasi l'ultimo dei problemi. Gli affamati sono stati saziati, e fin qui, bene. Ma che cos'è qua? Ah, no, ok. Le case di preghiera. Devo mettere le case di preghiera, ma no, ma per adesso non c'è bisogno. Di qua? L'arena, i funerali. Ma sì, ho i funerali, così se muore qualcuno sono contenti. È una cazzata gratis questa, praticamente. Sì. Allora, abbiamo 27 senza tetto. Boh, dammi che puoi studiare il carbone, ti prego. E stazione carbone. E quella miniera. Sì, perfetto. Questo. Poi dopo dobbiamo migliorare anche la segheria. Ne riparliamo dopo. Dopo riesco a fare un altro tech, un'altra officina, che magari ci metto un po' di gente a studiarmela. Grazie. Cazzo, però cibo. Sì, vai, un altro ritrovo per i cacciatori. Bellissimo. Ottimo. E qua, legnatori. Vada di legnatori, perfetto. Quello, e mi serviva un altro ritrovo. Il cazzo, non trovo un altro cazzo, niente. È un'altra mappa questa, ragazzi. Se fa la legge per lavorare di più, mi si incazzano come delle bisce. Non è il caso. Non è proprio il caso, fidatevi. Abbiamo 20 persone quasi senza cosa. Fermo! Senza casa. Mi sa che non sono andati questi a lavorare, vero? Adesso arriva un freddo canaglia. Poi un po' più di caldo. Mamma mia, che situazione drammatica. Altro acciaio e legna. Dai, hanno anche un po' di legna. Tornate a casa, Alessi, per favore. Lord Megazord, ciao bellissimo. Finalmente mi sono ricordato di fare la resub al mio streamer prefe. Oh, grazie mille. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Adesso arriva altra gente. Altri senza tetti. Che situazione dramma. Bambini fuori collegi 30. La follia. La follia. Però abbiamo tante mani adesso. Abbiamo tante mani. Ok, fermi qui. Dai, guarda che si va. Dai che si fa, si fa, si fa. Si fa alla grande, si fa. Adesso vedete che mi studiano il carbone. E vai, che sono tornati questi qui col legno. E che me ne frega. Ah sì, ci devo fare le case alla gente. Tenda. Dove la metto la nuova tenda? Perché tanto qua. Questi non vengono scaldati. Questi? Qui vengono scaldati? Il cazzo che vengono scaldati. Qui viene scaldato? Che cosa c'è qui? Qui viene scaldato, sì. Bene, per fortuna. Eccolo lì. Poi inizierò a costruire da sta parte di qua e dovrò mettere un altro riscaldamento per cavalli. Non lo so. Per forza. Tiè. E qui ci metto anche un collegio. Posso metterlo così? È bellino così, dai. Perfetto. E vai, l'estrattore di carbone è stato studiato. Miglioramento della segheria, grazie. E la mina di carbone non posso perché? Perché non ho la legna. Ma adesso arrivo. Per migliorare le tende in case, sì, ma non ancora. Quel che è in attesa, ah giusto, sono in attesa. Ma quanta gente sta arrivando a rompere i coglioni qua? Ma andate via. No. Vai, figli. Sono partiti, bene. Giusto, è vero che siamo senza carbone. È vero che siamo totalmente proprio senza. Una bella miniera lì. E devo rifarne anche un'altra di qui. Chi è? Sì, lo so. Già Straff, no, buona domenica. Altrettanto e grazie mille. Cosa fa il collegio? Ci metti dentro i bimbi. Che attualmente sono 30 fuori dal collegio. Sai, non bellissimo. Tutti difendersi qui, poi rompono per tornare a Londra. In questo stage non so se lo fanno. Dai, sto un attimino recuperando in calcio d'angolo qualcosa, anche se non benissimo, eh.
non benissimo. Perché adesso arriva tanta altra gente. E siamo ancora indietro con le case delle persone, quindi... Facciamo quel che possiamo. Posto. Ho sempre puntato sulla fresa che sulla segheria. È troppo OP. La fresa. Qual è la fresa? Questa? Quella che rompe... però mi serve il nucleo. Il nucleo per adesso. Preferisco puntarlo sul carbone. Perché come vedi sono una merda. Adesso vediamo. Sì, capisco perché. Qui dovrei ricostruire un raccattamento di risorse, effettivamente. È un bel punto di raccolta. Così si svuota anche quello. Anche perché abbiamo talmente tanta gente che non sta facendo un cazzo, che almeno si mette a lavorare, no? A proposito, posso fare un altro tech? Sì. È un'altra bella officina. Bellissima. Xote! Scusi il ritardo, gatto, ma buon fresco. Altrettanto e grazie mille. No, non è difficile, ribadisco. È impegnativo. Richiede il suo impegno, come è giusto, perché comunque è un gestionale non banale. Sì, mi ricordo. Ma si lascia giocare tranquillamente. Magari la prima run fallisci e lo rifai. Non è così grave. Boh, le seghe sono meglio. Raccolta più rapida. No. Miglioramento dell'accampamento sarebbe buono o è giusto da fare. 20, ecco qua. Così la gente esce prima. Abbiamo 20 persone fuori, porca troia. No bene per niente. Allora, via. Sì, grazie. Stiamo finendo il carbone. Yeah, il carbone sta per finire. Moriremo tutti. Moriremo tutti. Il carbone sta per finire. Siamo morti. Arriva il freddo e siamo morti. Il carbone è finito quasi. Sto consumando un sacco, c'è da dire, Perché questo qui non servirebbe tenerlo acceso in questo momento. Anche se tra poco dovrei. Ma sì, ma a sto punto lascialo acceso. Che vogliono? Curare i malati gravi. No, per adesso non faccio niente. Siamo proprio nella merda per quanto riguarda la medicina. E arriva altra gente. Porca troia. Fa freddo. 20 bambini fuori dai collegi. Come cazzo è possibile? Oh no, qui non basta. Tutti sti bambini fuori dai collegi? Come cazzo è possibile?
accampamenti medici. Riusciamo a farne, ma insomma, neanche così ci sta. Ma che sfiga. Non è decente, sai chi se ne frega? Ma perché mi dice posizione non va? Ah, perché rovescio, aspetta. No. Ma guarda te. Ma che palle. E niente, tanto non lavorano adesso. Ah, per bacco. Cibo come siamo messi? Benino. Dragon, buongiorno signor Gatto. Dopo 3 settimane di montagna torno, ovviamente non posso dimenticarmi di rinnovare, anche se con un po' di ritardo. Ah, grazie, sì, mille. Ok. Boh, bravi. Thanks. Dai, dormitorio, che magari mi stanno un po' meglio. Mi dubito fortemente, ma... sì, però tanto fa freddo, quindi che ti accendo a fare? Assideramento. Adesso lo devo fare per forza. Vai, va bene. No. Listen everyone, new law is signed. Lo so, lo so. Allora, adesso bisogna fare l'industria per forza. Devo mettere sulla fabbrica. La fabbrica dei mostri è arrivata giù in città. Adesso fa un po' più di caldo. Tra poco. Tra non troppo poco. Dormitorio, bene. Tiè. Era molto più facile la cosa degli automaton. Molto di più. Dormitorio, hai detto niente qua, dormitorio. Grazie Dragon per le 5 sub. Ringraziate tutti, belli. Mancano 6 ore e moriremo tutti di freddo perché si spegne il generatore. Però attenzione, che tra poco, se io faccio così adesso, risparmiamo un pochino. Ma poco poco. Siamo nella merda. Nella merda dura. Riccardo, dai una cospita precisa. E arriva altra gente. Vai, che bello. Riccardo, dai una cospicua macizia. E dai, con sto caldo. Oh. Riccardo, oh, dai una là. Come 2 ore rimaste? Com'è possibile? Come 1 ora rimasta? Ma scusami. Oh. Oh, oh. Cos'è che c'è acceso che non va? Spegni. Spegni tutto. Pazzissimi. Spegni. Perché costa riscaldamento. Ah, sì, mi ricordo. Siamo nella merda qui. Miao, 3 mesi, grazie anche a Turiero per i 6. Allora, mi serve un altro cazzo del carbone. Non posso, perché mi manca la legna. Sì, mi ricordo. Ma porca, no, non è vero che mi manca la legna. Cosa mi manca? Mi manca l'acciaio. Però è qui che lo raccolgo un acciaio. No? Cioè, da qui lo raccolgo un acciaio, sì. Mi serve l'acciaieria. Più tardi la studiamo. Va bene, allora. Pensiamo un po' al cibo. Perché non posso qui? Vabbè, facciamo così. Quanti bambini abbiamo fuori dai collegi? 20. È assurda sta cosa. Dormitorio. Metterò dei dormitori qui. Uno, perché questo mi sono potuto permettere. Ah, perché adesso ho iniziato a fare gli dormitori che costano acciaio, giustamente. Bacco per bacco. Chi è? La prima amputazione. Protesi, protesi. Adesso... casa di cura. Ah, casa di cura e poi le protesi. Ti farò la casa di cura. Però che cazzo, ragazzi.
ho la casa di cura, dove te la metti? Ho fatto tutto male. Ho organizzato le cose proprio col buco del culo stavolta. No. Walter, ora comincia a diventare una relazione importante, grazie mille. Rinnovate, 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 che sta per partire il live train. Rifugiati, oddio mio. Oddio mio, quanta gente stiamo trovando. Basta, basta, persone. Non abbiamo lo spazio. Che poi siamo pieni di bambini. Dove li mettiamo sti bambini? Cazzo. Bambini ovunque. Mangiamoli. E il carbone? Siamo in positivo per ora. Poi tra poco, sì, vedi come siamo in positivo. Abbiamo anche di senza tetto. Evviva! Ah, sì, mi ricordo. Oh no, stiamo finendo pure l'acciaio adesso. Bene, bravo, che vuoi? Via la gamba, via la gamba, frenete, via la gamba. Fabbrica, ecco qui. Non posso, 30 e 20. No, fammi, no, risorse, la fonderia. Ricordo. Master, 10 mesi come nuovo film della Marvel di Shang-Chi e la leggenda dei 10 anelli. Siamo davvero molto potenti, confermo. Grazie mille. Grazie anche a Metro per i 4 mesi. Sì, Galmot. E adesso che lo sai, cosa ti cambia? Grazie a Zuzzurellone per i 39 mesi. Ok. Faccio una tenda. Meglio di niente, almeno dormo da qualche parte. Grazie. C'ho 41 persone che stanno morendo. Grazie anche a Cringessa per la sub. E allora chiedimi direttamente quello, Galmot. Dopo il primo, la prima dose, zero problemi. Dopo la seconda, insomma, diciamo che sarei stato volentieri meglio. Non avevo visto i cacciatori senza lavoro, scusatemi. Qua? Qua. Posso mettere su un'altra miniera? Perché di qua così? Che merdata è stata questa? Vabbè, che vogliono qua? Ok. Dobbiamo mettere su assolutamente l'acciaieria a breve. Tra un'ora, molto bene. I bambini. 5 bambini fuori dai collegi. Cinque bambini. Ma le persone che hanno fame, che vogliono? C'è il cibo, cosa vogliono da me? Scena di ubriaco, adesso devo... No, per adesso non serve la religione, però tra poco mi ci attacco la religione. Dico due parole in più sul vaccino. Non lo so, è che mi sembra una roba talmente ovvia, scusatemi. Allora, mi sono vaccinato, la prima dose, zero problemi, ma zero proprio. La seconda dose l'ho sentita di più. Sono stato male mezza giornata, una notte di sonno, di riposo. Mi sono svegliato il giorno dopo, bello, pacifico e tranquillo. Ma veramente nessun problema. Ho semplicemente passato una notte di merda perché avevo altri sintomi miei e sono stato male per i cazzi miei. Però di base è stata... Non è stata grave la seconda dose. Meglio? Su spighetto, Gabriel?
Tutto freddo la notte? No, è che ha aumentato i miei dolori di stomaco. Io di base soffro un po' di stomaco. Stavo già male di mio, mi ha aumentato i dolori di stomaco, che mi ha portato ad avere della diarrea, che purtroppo per la ragade pregressa mi ha fatto malissimo e sono stato male tutta la notte. Ma non dipendeva dal vaccino quella cosa lì, ero semplicemente spossato. C'è stato un effetto domino di merda. Ok, questo posso o no? Vabbè. Facciamo questo. Non posso fare un cazzo, non posso fare. Mi servono 20 d'acciaio per tutto. E noi l'acciaio non lo stiamo più raccogliendo proprio. Vabbè. Pure sposato, povero. Ah, che palle. Ok, il cibo c'è. Mangiate, non rompete i maroni. Adesso arriva della nuova gente. Eccoli qua. Miseria, quante persone. Ah, me le hanno portati a casa, me le hanno portati. Ma andate a fanculo da un'altra parte. Tutti qui devono venire, tutti qui. Dove li metto? Scassamaroni. Metto qua. E poi cercherò di sistemare la cosa con il cazzo, perché non c'ho più cose. Con questo. Questo dov'è che va se faccio on? Sì, ma fammi vedere il raggio, per favore. È sbagliato lì dove ho pensato. Oh, vabbè, questo qui lo smaltiamo allora. E non posso farlo perché non c'ho acciaio, va bene? Non c'ho acciaio. Tiratelo su, per favore, sta acciaio. Arriva tutta sta gente e nessuno lavora. Che vogliono questi? Vai, la vetta nera. La strada vicino al cucina ci sta una tenda. Qua, dici? Qua, hai ragione. Questo, anche questo gli manca la strada? No, ce l'ha. La devono finire di costruire. Anche questi gli manca. Oh. Qui una tendina ci può stare. Però adesso vediamo. Un'ora arriva altra gente. Che rottamazione di palle. 20 di acciaio mi serve. Però non ho accampamento medico. Ci proviamo, amico mio. Siamo proprio nella merda. Sotto questo punto di vista siamo totalmente proprio incastrati in un mare di schifo merdoso. Weizen, grazie per i 55 mesi. Bene, Ricky, sono contento. Salutami tutti. Siamo veramente nella shittissima. Aspetta un secondo però. Aspetta un secondo. Tech. La caldaia. Se io la metto qua. Qua, così. Così. Dà una manina a tutti. Dà una manina a tutti lì. Che fanco. Ma le zanzare. Ancora. Come siamo a consumo? Beh dai. Non bene in realtà, perché non bene, ma beh dai. E così mettiamo anche.
arriva il fresco, quindi noi che facciamo? Accendiamo i riscaldamenti. Perché adesso il fresco arriva e tira veramente delle belle sacagnate. No, il collegio per ora no. Lì sì, orco can. La vedo di un male, ma di un male che non avete idea. Vabbè. Oh mamma, guarda qua. Leggi sui miei che ci aiutano in medicina. Ce l'abbiamo già. Ce l'abbiamo già. Niente, non posso fare niente. Non ho acciaio. Non ho acciaio proprio. Dalle fonde la robbiò la fondi. Chiamiamola così, dai. Fa simpatico. Ok. Bom. Adesso mi potete studiare, per favore, i lettori migliorati. Grazie. No. Questo è andato. E questo lo smaltelliamo. Poi, come siamo a legna qui? 185, non male. E qui 168. Quindi stiamo per finire il legno. Per non farci trovare con un calcio nel culo, noi facciamo così. Prepariamo proprio una seconda fonderia qui. Cibo, cibo. Hanno sempre fame sti stronzi. E costruiamogli un altro coso di cibo. Un altro ritrovo per i cacciatori. Dove lo mettiamo? Mettiamolo lì. Boh, non c'è la strada e gliela facciamo. Tranqui. Poi case di cura, case di cura, salute, accampamento medico. Che problema c'è? Ne mettiamo uno lì, perché si può. E basta, perché il resto non so mica dove metterlo. Qui? Mettiamone uno qui. Dai, va là. Questo lo smaltello e vedo se posso metterlo in un posto un po' più bello. Fa rima. Fa sempre ridere. Non conviene fare la serra. Non sono un fan della serra. Preferisco mandare i cacciatori che adesso si possono migliorare. Vedrai che a breve potremo fare anche quel discorso lì. Oh, ancora gente. Inviateli per favore. Andate. Cioè, ci sono risorse, cazzo. Dai. Pieni di gente siamo. Hai salvato tutti. Ma tutti? A me pare che stia ancora arrivando un sacco di gente. 37 per la precisione. Quanti letti liberi abbiamo? 46. Bene. Bene, che bello. Walter, sai che non so mica dirti. Prova a cancellare la cacche. Ma come, lo shift is ending? Scaderemo qualche casa. Vediamo. Anche perché fa un freddo cane adesso. Vabbè. Tanto me la dà fallita quasi al 100% questa adesso, eh. Ah no, questo qua è qui comunque. Che smaronamento. E questa va proprio lasciata qui e basta. Purtroppo. Vabbè. I bambini fuori dal collegio 5. Beh. Non ho fatto niente, Five, è solo la roba tua. Quelle utilità di che cosa, Drew? Sì. Allora.
Io non... Ah sì, sta morendo di fame giustamente perché nessuno ne sta facendo di cibo. Boh. Redattori migliorati, ottimo. Poi fabbrica, vai. La gente sta morendo durissimo, cacchio. Devo fare altri accampamenti medici, ma un botto. Ma troppi, troppi li devo mettere. Ma qui no proprio? Mannaggia. Bene. 16 ore rimaste. Non ho mai consumato così tanto carbone. No, dubito fortemente di riuscire a darvi da mangiare. Oh cazzo. Il malcontento sta andando proprio in alto. Molto bene. Molto bene. E allora... Casa di preghiera? Ragazzi, che dobbiamo fare? E via con la fede, signori! Vai! Pregate, pregate, pregate per il vostro futuro! Non vorrete mica passare l'eternità all'inferno! Pregate, pregate, pregate! Dove cazzo li metto questi? Non ci stanno qua. Non so dove metterli. Non c'è posto dappertutto. Non ho proprio spazio. Qui ci stavano, sì. No, mettiamoli lì. Poi in periferia, ma questo è. Signor Balocco, 12 mesi. Andrò in Parlamento a parlare di politiche giovanili. Fiero moltissimo, grazie mille. Pregate per Light Train. Ho studiato la fabbrica dei mostri, bene. Ho studiato la maggiore efficienza del radiatore, per forza. 17 ore rimaste, sono veramente poche. Vabbè, costruiamo sta benedetta fabbrica. Cazzo, sto finendo le persone, com'è possibile? Perché... Ah, perché ci sono gente che sta morendo, un sacco di cazzi, certo. Yeah! Come mai questo? La segheria è andata, via. Questa è, e questa è quella nuova, perfetto. Una merce che incombe? È ora di affrontare i lord. Prospettate l'arrivo in città di così tanti lord. Ha complessivamente fatto nascere tensioni. Il conflitto tra persone appartenenti a classi sociali diverse potrebbe mettere a repentare il futuro della città. Ah. Oh no. Eccoli qua, i lord. Gli sparo. Secondo te che le condizioni di vita siano meno vivibili? Porca miseria. E le case non lo sono? Devo scaldare delle case. Fare dei dormitori proprio. Ecco qua. Quali sono quelle più fredde? Fredda, ah, molto fredda. Tende. Ah, cazzo, guarda qua, poverini. Uno e due. Tre. Faccio quello che posso io. Questo qui è fuori? No, è dentro. Questi sono dentro. Però, sai com'è? Hanno freddo. Eccolo lì. Cazzo, al pelissimo, eh. Vai di preghiera, bro. Beati! Jesus Christ, superstar. Noi in 15 ore adesso moriremo.
Apriremo un accampamento. Merda. Siamo nella merda. Oh oh. Dimmi che hai trovato roba, per favore. Nuovo punto di riferimento. Ma che... Deposito di scorte. E... scorte sommerse. Vai, vai, tirami su tutto, per favore. Un altro fantoma carbone, eh? Poi le case vivibili non me le sta mettendo qua, eh? Perché non me le mette? Come faccio a mettere... non l'automaton, l'altro? Non posso fare un'altra cosa che non sia l'automaton? Devo studiarla? Cazzo, devo fare protesi? È nel libro delle leggi? Ah, ok, grazie. Va bene, grazie. Perché non l'ho fatto giusto due volte quell'affare lì. Non so bene come funzioni. Almeno una cosa è fatta. Adesso moriremo, ma va bene. Yay! Fa freddo, ragas. 4 ore. Ma qui c'è qualcuno che ci lavora? Sì. Che muore anche da freddo. Sono disarmati, buon per loro. Cibo crudo. Vai, tira su, prendi le risorse. Poi... qui ce n'erano altre, vai. Allora, siamo nella merda. Siamo nella merda perché non stiamo producendo abbastanza carbone. Devo studiare la carbonaia, per forza. Sì, ormai abbiamo finito. No, frantuma carbone, non la carbonaia. Quanto ci vorrà? 4 ore. Dai, ce la fanno entro oggi. Questo specie non poteva lavorare se... vabbè. 51 persone che stanno male, 10 persone senza tetto. Vamos alla playa. Oh oh oh, nel cubo. E sta cosa delle case vivibili non l'ho capita, perché tecnicamente dovrebbero... ah, vivibili, vivibili devono essere. Ah, cazzo. No, è impossibile, allora la fallisco questa. Vado a gambe all'aria. Questa la fallisco e mi inculano, ve lo dico io. Cos'è questo? Ah, l'accampamento medico. E se metto questo qua... almeno i bambini vanno nei collegi. Conta nulla, ma... ulla, vai. Frantuma carbone. Frantuma carbone. Dove cazzo lo metto io adesso il frantuma carbone? Mettiamolo di qui. Dai, messo così. Così. E di fianco ci mettiamo non uno, ma ben 2 punti di raccolta. E non se ne parli più. Questo non ne ho messo?
spero di sì. Scusami, non è questo. Così. Vaffanculo. Via. Siamo totalmente senza specialisti, io non riesco a capire. Tutti stronzi sono. Eccolo là. La speranza diminuisce. Però fermi. Qua non ho messo una nuova ricerca. Estrazione ottimizzata del carbone. Toh. Zero ore rimasto. Il generatore. Prendete il cibo. Tornate a casa, Lessi. Ai 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 ai. Merda, 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 merda. Nel culo. Evan, ho fatto il secondo dose e volevo offrire un caffè. Grazie mille. Dai, 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 che resistiamo ancora un po', ancora un po'. I Lord si stanno avvicinando. Oh no, i Lord! I Lord, non adesso i Lord! Non è un bel momento per i Lord, non è un bel momento. Allora, casa di cura, abbiamo parlato di protesi. Vai, che siete più felici, no, con le protesi. Dov'è la chiesa? No, la chiesa, non posso usare il potere della chiesa. Producetemi delle protesi, protesi, vai. Quante ne servono? 11. 11, vai. 10 acciaio, e che ci vuole? Prego. Generatore spento, sì, ma per poco. Rimpissa, rimpissa. Com'è possibile che... Ah, perché è andata giù anche la temperatura nel frattempo. Ok. Piripipipipi, piripipipipipi. Va che freddo che fa. Tanti cazzi in culo. Piripipipi nel culo. Cos'è questo? Accampamento medico, in pissa. Cucina. Dai, 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 che mi sorridete, dai che mi sorridete, ragazzi, mi sorridete. Però io ho paura che adesso arrivano sti stronzi e si incazzano tutti come delle iene. 100 passa malati, eh sì, 3 ore rimaste. No, 3 ore rimaste sono poche. Come va lo studio del carbone? Dai, 2 ore. 2 ore cosa fatta, dai. Però arrivano prima gli stronzi. Che vogliono? Degli zombie sono, sti Lord. Cosa vogliono? E qua, secondo me, ce la giochiamo. Allora. Lord coperti di stracci. Capitano, i Lord sono qui. Stanno morendo di fame. Sono almeno un centinaio. 100! Cosa? E ne arrivano altri. La supplicano di lasciarli entrare, ma ciò vorrebbe dire condividere le nostre scorte alimentari con loro. Lasciateli entrare, mi occuperò di tutto. Avrei 2 giorni per fornire riparo a persone, sfamare le persone, speranza. E persone. La speranza diminuirà. Ok, non è un problema. La speranza che diminuisce. 2 giorni per fornire riparo alle persone e costruire delle serre. No. Il malcontento aumenterà. No, cacciateli. Però stanno lì fuori. Boh, va bene, facciamo così. La speranza che diminuisce non è un problema. Se aumenta il malcontento, sì. Lord copertista, sì. Fermi che non abbiamo più legna. Allora, mi serve un'altra segheria un po' più in qui. Posso? Perché non posso qui? Ma che stronzata. Vabbè, ci pensiamo tra un attimo. Via. Però almeno adesso sono arrivati gli specialisti. Possiamo dare un piccolo boost a tutta la situazione medica, no? Li ho finiti. Come li ho finiti? Puttana, li ho finiti. Vabbè. La fresa? La fresa? Sì, dobbiamo studiarla. E quello è il problema.
Due ore rimaste. Non fa un altro fantoma carbone, per forza. E stiamo finendo il legno. Assurdo. Dai, dai, dai. Dai, che mi devi migliorare sta cosa qui del carbone, cazzo. Chi è? Non me ne occupo delle case, belli. Non so cosa cazzo fare. Dai, che si spegne adesso. Zero ore rimaste. Un'ora rimasta. Yes! Dai, che in calcio d'angolo riusciamo magari a tenerli vivi. Allora, frantuma carbone a vapore. No, la fresa prima. Cazzo, mi serve un coso però. Abbiamo finito i nuclei, abbiamo finito. 109 persone senza cibo. Ah. Ok. Ok. Non c'abbiamo cibo, ciccio. Via. Una preghiera che scaldi il cuore? Non posso ancora. Tra poco. Che è successo? La rinascita della fede. Ma il contento aumenta. Via, gli tagliamo le mani a quello lì. Dai, 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 un paio di giorni. Due giorni per far calare il malcontento. Non è un problema, ce la facciamo. Non è vero. No, arriva altra gente. Ma che due palle. Oh, dai. Sì, vabbè. Yes, cibo. Il cibo c'è. Il cibo c'è. I lord hanno paura. E me ne sbatto i coglioni dei lord che hanno paura, va bene? Vediamo di riaccendere sto cazzo appena possibile. Ce la facciamo, ce la facciamo. Dai, vediamo. Ok. Ok, ok, ok. Vai, accendi. Proviamoci. Dobbiamo accendere tutto per forza di cose, sennò non producono più un cazzo. Campamento medico, questo è proprio ghiacciato, niente. Allora questo qui direi che possiamo anche chiuderlo. Attualmente. Sto a smaltello addirittura. E questo pure. Tanto peggiora la situazione, quindi... massimo ci occupiamo di loro in un'altra maniera. Abbiamo raggiunto il massimo di quantità di carbone, non è possibile. Quando mai è successa sta roba? Di legno, scusatemi. Acciaio per fare il magazzino. Come va con la produzione di protesi? Bene, devo dire. Allora,
Mi ho studiato la fresa meccanica. Bene, non so neanche quanto possa servire in questo momento. Miglioriamo l'efficienza. Mi serve l'acciaio. Adesso siamo pieni di legna. Prima ha finito tutto, adesso siamo pieni. Bene. Però sta morendo di fame perché giustamente non riesco a scaldare la ciberia qua. Vabbè, attualmente facciamo off allora. L'acciaio perché ci sta facendo tutta sta fatica? Fonderie piazzate, sì, due sono. Non che non ce ne sia un'altra, ma dubito. No, infatti, solo quelle due lì ci sono. Bene, meno questo. Ah, l'acciaio sta venendo mangiato da questo, ecco perché. Sono le persone amputate che è il problema attualmente dell'acciaio. Va bene. Adesso non c'è più problema sotto quel punto di vista lì. E io devo migliorare l'acciaieria per forza. Anche se la cosa qui è più importante forse. No, dai. Fonderia a vapore. Vai. Studiamela. Che così iniziamo a bruciare un po' di alberi. Anche se sono già le 7, le 5. Non so se ce la faccio. Ad abbassare così tanto il malcontento. Ma io ve lo costruisco anche l'accampamento medico, però non serve, è quello il problema. Non serve un cazzo. Te lo faccio. È che non me lo dà attivo, mi sa. I cittadini sono morti, mi rendo conto. Cioè, guarda. Mi dai promessa mantenuta? Non me la dà la promessa mantenuta perché non è acceso. E quindi cosa faccio? Mi inculo duro. Guarda gente che muore. Allora, ovviamente la speranza. No, a me bisogna far diminuire il malcontento. Questo. Preghierina serale. Tanto una bella predica che dà una mano. La preghiera sembra 20 razioni alimentari. Noi non stiamo facendo cibo da 3 giorni. Attesa questi perché? Vai, prendimi il nucleo a vapore. Non la vedo bene. Bisogna primare dei lord. Ah, tra poco c'è casino, quindi, da quanto ho capito. Bene. Quel che possiamo. Perché è acceso questo? Vabbè, risparmiamo un pelo. No, questo qui devo. Questo e questo devo. Perfetto. Ok, abbiamo un po' di acciaio. Se io faccio i dormitori, sono un po' più contenti? Studiami le cose a vapore. Ok. Perfetto. Non posso perché non ho 15 d'acciaio. 13, dai, 14, 15. Vai, una. Oddio, e basta. Supplica di un bambino. E si incula, va bene, si incula. E qua, c'è gente che lavora.
Abbiamo neanche cibo per fare le preghierine serali qui. Caspita. Devo mettere una cucina dove fa caldo. Devo mettere una cucina dove fa caldo. E non fa caldo da nessuna cazzo di parte. No, 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 fermo. Caldaia a vapore, ne servono 20, ne servono di questi. Altri lord stanno arrivando, lo so. Frantuma carbone è arrivato al limite. Risparmiamo un attimo. Adesso di carbone ne abbiamo troppo. Pensa tu come siamo messi. Allora, acciaio c'è. Un'altra fonderia a vapore. Io però adesso li devo mettere i turni, stronzi. Ma non posso, niente. Ho perso. Ho persissimo. Non posso fare più niente. Non ho modo di scaldare questo, purtroppo. L'isolamento delle cucine, non so se posso farlo. No. Forse sì. No, 20. 20 d'acciaio mi serve. Mi ha tirato l'inculata l'acciaio, mi ha tirato. Perché sono fermo, non riesco a dargli da mangiare e perdiamo per quello. Che sfiga. Magari il caldo la salva. No, manca troppo poco. È finito. Cazzo. Tosto questo mondo, eh? Allora, ho organizzato anche col buco del culo tutte le strade e tutte le cose. Sei stato deposto. Una banda di uomini imbestialiti ti trascina i piedi del generatore. La folla esplode di rabbia. Impiccate quel lurido bastardo! Gettato nel generatore. Viene giudicato sommariamente e ti viene risparmiata la condanna a morte in virtù degli sforzi. Però vieni bandito dalla città. Cosa sono i laboratori? Ah, rifacciamolo. Che in realtà... il mio errore più grosso è stata l'organizzazione delle case come sono state messe. Ho sbagliato proprio quello. Rifacciamo. No, no, non è solo le case il problema. È proprio come le ho gestite. Ho gestito proprio tutto molto, molto, molto male. Bon, allora. Mettiamoli a raccogliere qua. Qua. Cos'è questo? Questo non ancora. E qua. Ok. Raccattiamo solo da un lato. Poi vediamo il resto. Quello è stato il mio più grande errore. No, ho fatto proprio male tutta la gestione. Chi è? Ma no, dai, bambini, lavorare un attimo. Anzi, facciamo subito questa cosa qui dei collegi. Cazzo, subito così. Però lo devo costruire anche. No, no, aspettiamo un attimo, non abbiamo fretta. Ma che senso mette le scuole ai turni? Le ho già fatte le scuole prima. Facciamo di sistemare le case senza lasciare spazi. Sì, però ho fatto proprio tutto sbagliato prima. Ho gestito male le strade, stradine. Ho fatto proprio un lavoro de merda, semplicemente. Sarebbe comodo avere la visuale proprio dall'alto alto. Sarebbe proprio comodo. Vabbè, adesso ci lavoriamo. Ora,
gli metto una prima di quello delle belle risorse, mi sarebbe utile un punto di raccolta. Ah, non stanno raccogliendo acciaio, quindi no. Vabbè, e allora intanto una bella casa. Oh, madonna, che mi sclicco. Tiè, una casa c'è. Quelli che fanno il carbone, lasciate perdere il carbone un attimo e raccattatemi per favore dell'acciaio. I punti di raccolta subito, sì, ma non abbiamo risorse, quindi devono pensarci loro. Il legno c'è. Adesso che stanno raccattando tanto legno, mettiamogli altre due tende, voilà. Così almeno questi non mi muoiono di freddo subito. Me ne mancano altre due. No, no, una legge ogni volta che posso. Certo, è che non tutte sono utili. Ma è quello che ho fatto prima a Kawaii. Semplicemente non ho messo i bambini ad assistere gli ingegneri perché avevo bisogno più delle cure mediche. È esattamente quello che ho fatto prima. Solo che ho fatto un altro ciclo. Quanto ci vuole a raccattare dell'acciaio? No, non voglio aumentarli i turni. Quelli aumenterò tanto il malcontento. Ma in realtà mi è andata solo male che ho organizzato male la città, ragazzi. Per il resto, nessun problema. Va bene, Reming, però me lo fa pesare la fine della partita, sai? Grazie a Otta per i 6 mesi. Alla fine della partita abbiamo detto abbiamo dato troppo potere alla fede. C'è poco spazio, è molto vero. Ah, sì, mi ricordo. Bon, e adesso tutti hanno una casa, anche se questa qui non mi sembra messa benissimo. Mi dà fastidio, aspetta. Tenda. Oh, così è messa bene. Mi chiama l'acciaio, una vita ci sta mettendo a raccattarlo. Boh, adesso che tutti hanno una casa, via e acciaio. Sì, sì, la cucina. Però mi serve l'acciaio anche per quella. Vedi? No, non è vero. 20 di legna. Ah. Allora, quasi quasi, adesso la buttiamo sulla cucina. 19 e 20, ecco qui. Mettiamo qua, sperando di far caldo. Forse era meglio qui, la cucina vicino alle riserve. Dai che è più elegante. Toh. Tanto non ce ne sono che ci può lavorare per ora. End of shift, gli accendo questo. Così si fanno dei bei sonni caldi e tranquilli. Boh. Togliamo magari uno da qui e lo mettiamo a cucinare. Uno solo, ma meglio dire. È già uno che sta male, che cazzo, però. Subito lui, subito a stare male. Sto stronzo. ...25 di legno mi serve. No, Orald. Costa talmente poco. Vediamo un po'. Ah, mentre loro fanno questo io faccio una pipì rapida rapida. Arrivo! Ah, sì, mi ricordo. Thank you.
Grazie a Davide, buongiorno. Potrebbe dare una benedizione a mia signora per il suo esame processi decisionali nel ambito forense. Tantissimi auguri a lei e grazie mille. Terza cosa. Allora. 25 di legna sono tanti. Punto di raccolta, 5 acciaio e 15 di legna. Ok, punto di raccolta però era proprio perfetto lì dove invece ho messo quello. Vabbè. Dimmi che puoi passare qui. Sì, 3 di legna mi serve, non è un problema, adesso li facciamo. Ho perso quella di prima, purtroppo. Ho perso. Adesso vediamo di recuperare un po'. Il cibo quantomeno c'è. Adesso abbiamo bisogno delle cure e 25 di legna ci serve sostanzialmente quello. La strada l'ho fatta, ragazzi, con molta calma. Cioè, che ansia che avete, che ansia, dove dovete andare? L'ho fatta. E arriva gente. Ce l'abbiamo fatta, ho capito. Se potevate stare a casa vostra. Per tutti i diavoli. Te. Boh. Così mettiamo un altro po' di gente a raccattare legno. Che magari diamo un piccolo boost prima della sera. Così facciamo anche questa benedetta casa di cura. Dobbiamo mettere la possibilità di accettare gente solo se si porta cibo dietro. Ah, c'ho la merenda. No, prima di fare carbonari e cose, voglio svuotare queste cose qui che sono in mezzo al cazzo e mi occupano un sacco di posto. Prima voglio eliminare questo, poi mi dedico ad aggiungere nuovi cose per fare risorse. Via, buono. 21, dai che ci siamo quasi. 22, 23, 24, 25. Perfetto, ho lasciato tra l'altro il coso acceso tutto il tempo, sono un deficiente. Infatti stiamo buttando via manetta coso. Però sì, tra poco non avrebbe più senso rispegnerlo, quindi bella stronzata, gatto. Ok. Poi, punto di raccolta, posso fare un altro? 15 di legna. Riusciamo? Annulliamo questo, che adesso non mi serve l'acciaio. Andatemi qua, per favore. E qua. Non sai che non vado matto per i giochi da tavolo ispirati ai giochi così? Perché sono sempre complicatissimi, che ti aggiungono delle meccaniche che vanno seguite. A quel punto, guarda, preferisco, mi diverto di più a giocarci così. No, tecla. Ah no, aspetta, dici tipo questo? Sì, sì, questo qui dovrebbe essere infinito. Tutti hanno una casa. Un attimo con la radiovedetta, con calma. Ora. Perfetto.
abbiamo il dottore, abbiamo da mangiare. Questa è decisamente una partenza migliore di quella di prima, che era solo un gran casotto. Meno computer che tiene conto di quanta legna c'è piuttosto che scrivere su una mano. Sono d'accordo. Un po' come i libri game. Bellissime esperienze, però... però... tra l'altro non ho mai capito perché non hanno mai creato un libro game virtuale fatto bene. L'unico che ho provato faceva schifo al cazzo con i quick time event. Cioè, il libro game... io leggo... ho un'applicazione, leggo il libro... e poi il combattimento me lo fai in stile a turni GDR-istico, che viene fighissimo. No, devono fare i quick time event di merda. Ah sì, Silver? No, io sapevo che erano illimitati. Fermi un attimo. Allora, cibo. Ritrovo dei cacciatori. Vai. E ritrovo i cacciatori, me lo metto nel culo, ritrovo i cacciatori. Lo devo mettere in un posto un po' fuori dalle palle. Ecco, questo qui è il posto più distante, bene. E allora, qui sia. Bene, eccolo lì. Solo avventure testuali le fanno ancora. Non tutte. Non tutte, o meno, quelle che ho provato io non mi sono piaciute. Allora, il legno c'è. Il legno c'è. E se noi facessimo un punto di raccolta qua per questo legno qui, riesco a prendere un po' lì e un po' lì, e siamo tutti più contenti, no? Va bene, mi piace questo qua. Perfetto, mettiamolo lì. Abbiamo terminato la legna. Sì, sì, ma non ti preoccupare, adesso la rifacciamo anche su. Mi piace il genere di gioco, ma no, i quick time event non mi piacciono proprio. Allora, i bambini, collegi, abbiamo detto. Te. Hear me, hear me. New law in the city. 20 di legna, 5 acciaio. Ci arriviamo. Va bene, Joseph, grazie. Fisseranno la neve che cade. No, non lo fanno più, perché adesso li mandiamo in collegios. Quando riuscirò a farne uno. Guarda, facciamo così e facciamo così. Così abbiamo già degli specialisti che muovono le mani dalla parte giusta. Una bella officina qui. Allora, questi via, che così intanto vanno già a raccattare della pappa al pomodoro. Cos'era, 20 il collegio? 20 di legna, ci siamo quasi. Sì, abbassa il malcontento perché i genitori non sono in mezzo, cioè non hanno i bambini in mezzo ai coglioni. Cosa faccio? Lo metto così? Occupa più spazio? Occupa spazio in ogni caso, sta stronzata. Adesso appena abbiamo altra legna inizio a fare altre case, perché adesso sicuramente arrivano altri simpatici a dire: oh, com'è che così, che bravi genitori, insomma, questi marmocchi in giro per le balle dà un po' fastidio. Non è stata una buona idea lasciarlo ancora acceso, sto coso. Devo ricordarmi di spegnerlo la mattina.
Ecco che arriva gente. Bene. Bene, bene il cazzo. Aspetta che gli faccio la... Dai, per uno di legna, vaffanculo. Adesso mi si ammalano tutti. Ci stiamo prendendo il cuore ai bambini, mi fa piacere. Quanti sono fuori al collegio ora? Nessuno. Però. Ah, qui? Ah, sì, mi ricordo. Ah, aspetta, che lo facciamo allora? Così. E così. E così. E così. Vai di radiovedetta. Non posso, perché mi serve di tutto. E allora cosa posso fare? Raccolta più rapida. Neanche 10 di legno, ciò. Posso fare un cazzo. Vabbè, aspettiamo di un domani. Nuova legge. I bambini. A sto punto proviamo a fare gli specialisti. Dai. Che per adesso con i dottori non ne abbiamo bisogno. Boh, allora, casa. E questo c'è. Quanti piccoli ingegneri ci sono? Arriveranno tanti malati. Per adesso però riusciamo magari a tamponarla. Grazie a cavo elettrico per i 7 mesi. Il problema di prima è che avevamo già noi di base tanti malati e non siamo riusciti a gestire al meglio quelli in arrivo. No, anzi, aspetta, prima facciamo questo. Spegni il riscaldamento, bravi, grazie. Perché proprio questa è l'unica roba che non stiamo raccogliendo, il carbone attualmente. Oh sì, ah sì, ne raccolgono un po' qua. È un gestionale, John, non so come si pronuncia, perdonami. Devi far sopravvivere questa popolazione al grande freddo. E ce n'è tanto di freddo, bestia, fa un freddo proprio di quelli importanti. Freddissimo. Possiamo sempre ricercare l'infermeria poi. Prima non ne ho avuto l'occasione, eh. 15 di legna, dai che ci siamo quasi. Eccola qua, perfetto. E se la metto qui? Oh, se la metto qui anche meglio, che raccatta tutto. Ok, e poi dopo la eliminiamo. Senza fare strada in più. Ok. Ho ricominciato perché ho perso. Il generatore si sta spegnendo. Sì, lo sappiamo, l'abbiamo deciso noi. Posso mettere 20 di legna, mi serve. No. Qui come sono messi? 4 ore. Quindi finiranno... No, finiscono oggi, molto bene. Chi è? Una nota di ringraziamento. Vogliamo semplicemente ringraziarla. A Londra sono tanto ricchi, potranno permettersi di non mandare mani a scuola. Non si preoccupi, signora. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Andiamo avanti. Ok. E adesso qua come faccio a mettere la gente a raccogliere? Non ne ho più. Passiamo qua. 5. Mettiamoli qui. Molto bene. Dai, fammi la radiovedetta. Generatore spento, lo riaccendo per la noce. E le riscaldiamo le case. A posto. Cortesemente, meno strozzate in chat. E divertitevi. Grazie a Morelli Culo per i suoi 3 mesi. Eccoci qui. Lo consiglio a mani bassissime questo titolo.
Ah, sì, mi ricordo. E arriva altra bella gente. Bambini scomparsi. Svezza famiglia sono giunti in città. Purtroppo alcuni bambini sono persi in vicinanze. E vabbè, daremo una mano a trovare sta gente. Bambini fuori dal collegio 10. Allora, due case riesco a farvele. Uno, due, queste ci sono. Come va il PC? Oggi sto streamando direttamente da scheda video. Però, vabbè, questo non ha dato problemi, sono in 2K. Daniel, ultimamente sto recuperando in past molte live, quindi mi sembra doveroso resubare. Gioco stupendo, preso gratis su Epic, ma non lo regge il PC. Mannaggia, mi spiace. Mi spiace perché vale assolutamente la pena. Aspetta un attimo che qui... no. Mica sono tutti ingegneri. Dai, facciamo così intanto. Meglio di nulla. Grazie anche a Masse per i 13 mesi. Ok. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Anko. Siamo senza cibo? Sì. Perché è arrivata tanta gente che ha... Orko-kan. Siamo anche, vedi, senza medici. Adesso vediamo come riusciamo a combinarcela. Questa è casa mia, entra. Grazie Chapus per la sub. In live, Eden. Dai, 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 dai. No, bene. 22. 25, perfetto. Dai, com'è possibile sta cosa? Spengo il riscaldamento. No, vabbè, tanto a sto punto direi di abituarci a tenerlo un po' acceso. Facciamo così che aumentiamo un po' la produzione di legna. Anche se dovrei tirare su un'altra officina. Merda. Questo scenario consiste nell'avere un botto di gente che arriva all'infinito, ma veramente un botto che non smettono più di arrivare, sti stronzi. Ed è una rottura di coglioni importante. Così tanta fame? Eh sì, perché non abbiamo cibo. E ce la siamo gestita anche meglio di prima, pensa tu. Facciamo così. No. Questo. Questo qua. Vai. Dopo. Chissà perché qui non me lo mette. Però qui un'altra casa mi sta, sì. Ma non posso farla. Venti di legna mi servono. Dovremmo riuscire a farli su. Grazie a Matsuya. Buongiorno, signor Gatto. Ma che è questo clima in ospitale a settembre? Oh, il cambio di... di cosa questo porta? Il cambio stagionale. Ah, sì, mi ricordo. Non stiamo tirando su abbastanza legno. Abbiamo anche... nessuno che può andare a caccia, in realtà, adesso che ci penso. Spero che arrivino la gente. Che siamo proprio nella caccona adesso. Magari diminuiamo tutto qua e li mettiamo qui. Chi è? Sfamiamoli, 3 giorni per sfamare tutti, ci proviamo.
Ci proviamo, signora mia. Che dobbiamo fare? Sì. Sai che quasi quasi. Una bella minestrina, dai. Oh, il malcontento aumenta, però ci proviamo. Difficile. Leggete le regole, come dice Gabriel Belli. Leggete le regole. No. Grazie a Jeremy per gli 11 mesi. Cazzo, mi sono aumentati anche i malati. No, ok, posto, risolta. Che culo. Ok. Stiamo sfamando poco, ma stiamo sfamando. Bene. Benino. Devo costruire la cosa, la radiovedetta. 35 acciaio. Puttana. Ok, ok. Cosa stiamo finendo prima? Il legno. Facciamo prima i radiatori, visto che inizierà a far freddo tra poco. Scotte di eterogeneità finite. Boh. Quindi l'acciaio sarà la prima cosa a mollarci. Nuova legge. Cimitero, che sono sempre contenti quando gli facciamo il cimitero. Dove glielo metto adesso sto cimitero? Che palle. Non lo so. Dai, vabbè, mettiamolo qua. Il scopo è creare una città felice tra la neve. Molto vera questa cosa qui. Non è facile. Fonderia, vai. Ecco nuova gente, buono. Posso fargli la casetta? Ok. Una. Però me ne servono altre. E inizio a farle qui. Qui e qui. Perfetto. Facciamo così e facciamo così. Poi dopo qua vediamo. Quanti bambini ci sono fuori dai collegi? 10. Posso fare il collegio? No. Aspetteranno domani mattina. Mem. Cimitero creato. Perfetto. Che è? Scarn? 7 mesi. Che frio. Sto cercando il caso stabilizzando il lavoro, posso chiedere una benedizione per entrambi? Certo! Tantissimi auguri e grazie! Eccoci qua. Adesso però arriva il freddo, quello vero. Merda. Però guarda, abbiamo della gente qui in più. Fanculo, mettiamoli a lavorare. No, qui servono. Altro che... Temperatura precipita. Ma noi eravamo preparati. Ecco qui. Attualmente l'unico problema è il cibo. L'unico problema vero. Stanno raccattando il cibo, com'è possibile? È strana sta cosa. Collegio. Lo metto così, vicino all'altro. Collegio questo, sì. Ma mettimelo uguale. Oh, lì. Perfetto. Un'altra bella tenda qui.
100. Bene, posso mettere una fonderia qua. Anche se forse serve prima la legna. Caldaia a vapore, vai, 10 di legno mi serve. Non è un problema, adesso li facciamo. E stiamo anche per finire il legno. E allora non è il caso di studiarci la caldaia a vapore adesso, ma è il caso di studiarci il raccattalegno. Non posso, sempre 10 mi serve. 8. Dai. 9. Bravo. Mi arriviamo 10? Mi arrivi al 10, bravissimo. Te. Come si fa a vincere quando, se non smette di levare gente? Ad un certo punto finisce. A un certo punto dice: ehi, ehi, cazzo, fenomeno. Così fa. Fa anche un po'. Il problema attualmente è il cibo. Confermo che il problema attualmente è il cibo. Ah, stiamo anche producendo molto carbone rispetto a quanto ne stiamo consumando. Stiamo agli sgoccioli con legno. 5 ore. Aia. Domani saremo senza legno. E arriva gente. Benone. In realtà sono contento. Colpa del capitano. Ah, quello che non porta in alto la mano. 10 persone. 10 persone. Noi un posto dove metteremo a lavorare ce l'abbiamo? Di queste 10 persone? Sì. Così. Adesso abbiamo il problema delle cure. Vabbè, facciamo passare la notte. Hai finito tutto, Andre? E questo è il terzo schema. Ho messo la minestra a posto del cibo normale. Sì, sì. Sì, sì, sì. E adesso stanno iniziando ad ammalarsi tutti. Porca troia. Metto della gente a lavorare qui. Però muore di freddo. Lo so, però almeno sfrantumo via questo e si sbrigano. Tanto uno è. E si sbrigheranno un attimino. Toh. Facciamo così. Recuperiamo un po' di risorse. Cassa di legno esaurite. Quindi questa qui. Finito anche questo. Ottimo. Annulliamolo. E questi c'hanno giustamente freddo. Campamento medico. Che avrà freddo, chiaro. Però me ne servono due di quelli. Siamo senza legno. Un po' lo stiamo raccattando, ma sempre senza legno siamo. Anche con quello eliminato. Però almeno qualcuno riesce a mangiare adesso. Dovremmo sfamare tutti. In questo schema c'è da salvare tutte le persone che arrivano. E mamma mia se ne arrivano. Bene. Ma il contento si abbassa. Bene per la segheria. Anche se non so se posso. Posso farla. Ah, ben ben ben. Ben ben ben. Il problema è questo. Adesso come facciamo che non è adiacente alla strada? Chi è? La legge sulle cure radicali. Tutela della vita. Devo aspettare, niente. Però io prego di che questo malato grave adesso si risolva a breve con questo qui. Ecco qua. E lo accendo, te.
Dai che magari lo salviamo. Dai che lo salviamo. Non lo stiamo salvando. Cazzo. Come raccolgo legno? Devo rompere qualcosa. Se rompo le strade, mi restituiscono legno? Sì. Poco, ma sì. Devo arrivare a... Boh, non me lo dice quanto me ne serve. Ah, eccolo lì. 3. No, questo serviva, niente, come l'ho detto. Prende lo steam core, eccolo qua. No, l'han finito qua. L'han finito, perfetto. Porca troia, guarda. Mi manca quel giro di strada lì. Vabbè, lo tolgo qua. Tolgo un po' di strada qua, poi dopo la si rifà. Per il bene della nazione. Ok. Perché non me lo fa fare? Non riesco a capire. Poi vanno o no? E mi insegna ancora che non c'è la strada. E grazie al cazzo che non hai la strada, lo so. Scusami. Perché? Ah, qua proprio non posso fargliela, porca troia. E quindi? Quindi sono nella merda. Doppia proprio. Se vado via dritto. Ah, dai, di un centimetro. Tolgo questa. Pensa a te. No, dai, ti prego. Mi manca un metro di strada. La tolgo qua. La tolgo qua che non serve. E dai, che questi adesso non ce l'hanno più. Qui e qui. Che cazzo. La radiovedetta non l'abbiamo fatta. No, siamo in penuria di legno attualmente. Stiamo cercando di tirare su questa cosa qua. Tutela della vita. Vai. New law. A new law has passed. Non ho legno, non posso fare niente. Aspettiamo. Ok, un po' meno freddo, bene, non servirà a lungo. Oh, iniziamo a produrre un po' di legno finalmente. Ok, la fresa, mi ricordo più. Ah sì, addestrare gli alberi dal muro di ghiaccio. Bom, allora. Punto di raccolta. Facciamo così. Poi questo. Che dovremmo risparmiare un po'. Ora. Il cibo ci siamo. Mi servono nuove persone da curare. C'è un altro accampamento qua, per forza. Caldaia cosa riesce a scaldare qua? Poco, un cazzo. Facciamo così. Bene. Solo il cacciatore per cibo attualmente sì.
Attualmente sì. Oh, ma abbiamo un botto di gente che non sta facendo un cazzo qua. Ok, questo lo possiamo eliminare. Ottimo. Bene, quindi posso fare un'altra officina? Non ancora. È messa di merda quell'officina lì. Faccio questo. Magari smonto questa e ne metto un po' meglio di là. Smonto questa e smonto anche questa stradina di merda. Via, ok. Vedo un attimino di ottimizzare. Arriva gente. Porca troia, dove li mettiamo? Adesso vediamo dove metterli. Tenda. Qui. No, le serie non hanno bisogno di Steam Core, quelle base. Questi qui stanno costruendo o demolendo? Demolendo, credo. Sì. Ok. Passiamo la notte. Perfetto. Nuova legge. Buttiamo in fede? La buttiamo in fede. Dai. Casa di preghiera. Che non si sa mai. Che fa sempre piacere. Una bella preghierina serale. Allora, tec. Fammi un'altra officina qui. Perfetto, perfettissimo. E voi adesso mi studiate sto cazzo, va bene? Mi studiate sto cazzo. 50 di legno. Ah, mi serve. Sì, mi ricordo. Cos'è questo? Ah. I lavoratori nella fonderia. Sì, sì, un attimo. Non avevo ancora messo i lavoratori nella fonderia. Perché c'era anche questo lì da raccogliere. Ma tanto effettivamente c'è gente, quindi. Oh. Questo qui è acceso. Ma a noi serve acceso adesso questo? Ma vi direi anche di no. Cazzarola, ok. Casa. Perché no? Dove l'ho usato uno di legno? Dai, uno di legno! Che inculata. Adesso, perché c'è uno senza casa. Uno stronzo senza casa. Ok, uno di legno. Tiè. Abbiamo finito il legno. Mr. Coren, buongiorno. La si segue da tempi immemori ed è sempre un piacere supportarla in cambio del suo semplificante intrattenimento. Sempre meno di tre. E si scopre che fa freddo. Fa freschino, effettivamente. Grazie mille. Non sto usando i turni maggiorati. Anzi, sto cercando anche di abbattere il più possibile il malcontento. Non è semplice. E ora col cibo, appena riesco a fare un altro coso di cacciatori, magari riusciamo a fare qualcosa in più. Perché non mi piace dover utilizzare. Togli questi. Devo ancora fare la radiovedetta, tra l'altro. Fermi, vediamo se riusciamo a cicciarla fuori. No. 35 acciaio e 20 di legna. La legna dovrebbe arrivare adesso. Eccoli lì. Qui che cosa volevo fare? Ah sì, volevo studiare il 50 di legna. Sono tante 50 di legna, eh. Arrivano nuove persone. No. Ah, la zuppa con un bambino. Del cimitero accanto alla lapide abbiamo trovato un bambino congelato fino al midollo. Vabbè, ma è morto, dai. Genitore, ma bambini fuori dai collegi, come? Mazza, questi bambini fuori dai collegi. C'è più religione? Te. Ci prende? Oh, speriamo. Cosa c'è qui? Cos'è questo grosso più? Tre in assenza per malattia. Porca troia!
Ma siamo pieni di malati. E quando me lo volevate dire? Abbiamo terminato la legna. Me ne rendo conto. Quelli che hanno fame non li capisco. Quello che è senza casa adesso ce l'ha. Posto. Cazzi nel culo, non so cosa fare. Abbiamo 3 in malattia. Adesso vediamo di sistemarli. Eccoli qua, guarda qui. Ci mettiamo un lavoratore, lo rubo di qua. Te uno, basta uno, basta uno. Oli, a posto. Tutti bene, tutti contenti? Vai. Teniamo fino a domani, per carità. Johan, rinnovo quasi un mese fa. Twitch mi fa condividere ora. Bah, misteri della vita. Ma ne approfitto per dirle che le si vuole bene. Grazie mille. Ok. Fame. C'è fame. C'è fame. Posso fare un altro ritrovo per i cacciatori. Tiè. Ma non so chi metterci a lavorare, perché ormai non c'è più nessuno. Ah, vedi, è arrivato un altro gruppo. Va di quelle volte il culo. Benissimo, benissimo. E manca una casa, manca sempre una casa. Non so più dove mettergliela sta casa. No, qui non so mica se prende il calduccio. Forse qui, ma non sono sicuro. No, neanche, non c'abbiamo il legno per fargli il pat. Ma sapete cosa? Fermi. Allora, questo qui l'annulliamo magari. E questo qui lo smaltisco, ma tanto lo ricostruisco poi da un'altra parte. Abbiamo già finito una giornata di lavoro. Bene, bello spreco. Facciamo così. Poi sì, ando avanti, bravo. Metto lì la casa. Ecco. Qui ci metto il collegio e siamo tutti più felici. Posto. Non abbiamo costruito le case di preghiera, giusto? Giusto, adesso le facciamo. Gibbs, 15 mesi, grazie, occhio carbone. C'hai ragione. Abbiamo finito il posto dove si raccoglie il carbone. Merda! Il giorno prima del grande freddo. Perché questo qui è senza casa ancora? Perché dice che è senza strada. Ma gliela costruiranno, spero. No? 21 senza casa adesso. Stronzi. Scusami. Me la fanno o no sta stradina di merda? Non riesco a capire dove sia il problema. No, così? Ah, questo mancava, affanculo. Ok. Allora, 3 ore. Tranquilli, tranquilli. Dovete stare tranquilli. Non c'è pericolo. Ah, posso accendere questo, giustamente. Olè, così il carbone dura altri 5 minuti proprio. Bene, mi riuscite a studiare
l'estrazione del carbone, grazie. Quanto ci vuole? 7 ore. Si può fare in prima? Ah, giusto, le case della fede. Non posso. 30 legna. 30 legna, ammazza. Si spegne, 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 si spegne. Si spegne. Se spengo prima questo? No. Non ho più persone studiate, dai. Dai. Tranquilli, tranquilli. Domani mattina si sistema. Adesso torna il caldo, sono tutti contenti. Straniere all'orizzonte. Porca troia, devo ancora costruire quella cosa lì. Porca vacca, dice la signora. Ok. Vai che il malcontento s'abbassa adesso, signora. Bene. No, sono sempre senza organico. Perfetto, vai, estrattore di carbone. Miniera di carbone. Una e due. Bellissime, mi raccomando, delle miniere proprio... Tu le guardi e dici, cazzo. Eh? Neanche a Berlino. Posto. Via. Nuova ricerca. Miglioriamo le segherie. Adesso siamo pieni di cibo. Cioè, siamo senza cibo. Cioè, abbiamo il cibo, ma non... Cioè, dovremmo... Più cibo. Stiamo finendo l'acciaio, pensa a te. Ok, così. Chi vogliono? Riscalderemo qualche casa. Non abbiamo neanche il generatore acceso. Sto per perdere le case di preghiera. Azz, è a tempo, No! 30 legna. 5 ore, non ce la faccio. In 5 ore non ce la faccio. Merda. Che inculata, non ci ho pensato, sono stupido. Adesso si incazzano perché non gli ho fatto la casa di preghiera. Certamente, te l'accendo quando te l'accendo. Mannaggia, che errore. Che errore. Guarda gente malata. Dai. Ok, allora. Bene. Possiamo riaccenderlo? Bene. Poi. Casa di preghiera. Una e basta, perché una possiamo permettercene. Oh, vai, carbone, vai. Non ho più persone adesso, incredibile, ho finito le persone. Eppure ho 12 senza tetto. Dove cazzo vivono sti stronzi? L'acciaieria non ha gente in più? No, hanno il giusto. Cos'è questo? Ah, ok, via, togli. Mamma mia. L'ultimo gruppo. Ed io devo ancora in tutto ciò costruire quel cazzo di coso. Questo, la radiovedetta. Eccola qua. Tiè, mettila lì. Posto.
Bene. Apriamo un altro accampamento medico. Appena possiamo, lo facciamo. Lo so che posso togliere senza... Sì, hai ragione, Gabriele. Sono senza tetto. Ma dove arrivano? Cosa fanno? Mi stavo chiedendo. Altri ancora. È incredibile. Diamo un bel colpo di fede? Ale. E la speranza aumenta. Radio vedetta costruita. Sì, adesso bisognerà mandare la gente in giro. Come si fa? Boh. Meno sappiamo se stanno arrivando nuove persone. E rimanderò, mi serve 40 di legno. Ma il legno per ora ce n'è. Poi chissà. Promessa infranta? Ma l'ho fatto! Oh no! Ascolta, che rompi balle. Vabbè, niente. Ce l'hanno proprio su. Sono arrabbiati. Non c'è più religione. Sono nella merdissima più totale questi qui, questi accampati. Ma cazzo, sto producendo neanche a mangiare. Boh. Ho 48 persone malate. Mi sa che basta persone arrivare. C'è scritto ultimo gruppo. No, non è vero, perché prima ne sono arrivate di più. Bene. Poi dormitorio, vai. Adesso vedi l'acciaio come va via. Grazie a Panda Pandoro per la sub. Devo togliere 5 persone da qualche parte. 2. Dai, così. Posto. Facciamo i ricognitori e rimaniamo lì. Se muoiono 7 persone, risolviamo il problema di... Cazzo, abbiamo gente senza tetto. E non so più dove metterli, io sti cristiani. Inizierò a metterli di qua, che ti devo dire. Forza. E poi hanno freddo. Se io accendo questo, ne hanno meno, sono più contenti. Dai, ma il contento si abbassa un pochino. Se ne sbattono loro. Ingrati. Passiamo alla pappa buona. Proviamo a passare alla pappa buona. Vediamo se li facciamo un po' più contenti. Ok. Le cappelle aumentavano... Aumenta la speranza delle persone. Aumenta l'efficienza dei luoghi di lavoro e delle vicinanze. Dai. Via di cappelle. Due ed non posso farne un altro. Chi è? Riscalderemo qualche casa. Cazzata incredibile. Non so come fare. Non so più. Forse con lo studio nuovo. La rinascita della fede. Fa piacere, fa piacere. Abbiamo della gente proprio fuori che sta morendo di freddo dappertutto. Non so. Rendi le case vivibili le vuole. Cioè,
vivibili addirittura. Tosta, Wallis, buongiorno signor gatto. La si ascolta mentre si cucina la... Ah, ho letto si cucina la famiglia. Mi sembrava strano. Grazie mille, sono contento. Ah, sì, mi ricordo. Sopravvissuti. Dai, portali. Malcontento alle stelle. Attenzione. Quanto manca qua a studiare sta cazzo di casa? Aspetta che devo fare anche un'altra cappella. Mettiamo qui. Perfetto. Boh, e le tre cappelle ci sono. Abbiamo studiato il dormitorio, ottimo. Ok. Bene. Adesso. Case a manetta. Una. Perché una? Perché non c'ho legna. Porca troia, non c'ho legna. Sì, vabbè. 5 ore. Che vogliono? Un'aura di speranza. Dai, dai, dai. Preghiere serali. Vai che si prega. Vai che si prega, bro. A new law. La speranza aumenta. Vai, preghiera serale, il malcontento si abbassa. Che? Che è successo? Che ho fatto? Perché? Hai fallito. Troppi amici, troppa famiglia? Non ho mica capito. La missione principale? Ma quel che... Non hai fatto sopravvivere meno 250 persone. Ah, perché devono rimanere poi 250. Stavano arrivando altri. Non me ne sono... Non mi sono curato della quest principale per il semplice fatto che non l'ho vista. Cioè, prima non c'è stato il minimo bisogno, quindi, boh, va bene. Ok. Io stamattina, ragazzuoli, vi saluto, vi ringrazio. E vi mando da Michele stamattina. E gli diciamo buongiornissimo! Buona domenica. Noi ci vediamo domani mattina con Crusaders King. Buon proseguimento e a domani. Ciao belli!